Buonasera, io sono Enrico Mattiola, sono un italianista che come molti della mia generazione non ama più l'Ambeco, ma che ieri sera è stato fatto ricredere. Non so quanti di voi abbiano visto lo spettacolo ieri sera, pochi credo ancora. Alla mia destra il regista Filippo Dini e tutti gli attori della compagnia che man mano presenteremo, o li vogliamo presentare adesso? Facciamo subito. Facciamo proprio. Giuseppe Battista. Maria Pagliacco, Maria Angela Granelli, Davide Caparisi, Orietta Notari, Francesca Agostini, Ilaria Fallini, Giampiero Lampa, Andrea Di Casa, Dario Giubatti, Mauro Bernardi. Manca, c'è anche Nicola Pannelli, che è assente purtroppo per ragioni personali. Allora, ieri sera un grande successo alla prima. Pirandello che ha un po' stupito ieri sera, nel senso che la vostra interpretazione ha puntato molto sul, diciamo, non tanto sui tre personaggi enigmatici, ma sul gruppo di quella, di quel capoluogo di provincia. Proprio questo è stato uno dei, diciamo, anche uno dei fattori positivi, cioè che tutti i personaggi siano stati sviluppati. Come avete lavorato sul testo di Pirandello? Ma devo dire, insomma, la storia credo sia nota, insomma, credo ai più. Insomma, capi, ve la ricordo, nel senso ci sono tre strani figuri che arrivano in questo piccolo centro e pongono, diciamo, delle domande nella mente dei cittadini, insomma, di questa cittadina. Pongono delle domande perché? I coniugi, ovvero i signori Ponza, rappresentati da Giuseppe e Benedetta, vivono alla periferia di questo piccolo centro, all'ultimo piano di una casa in periferia. La suocera invece, ovvero la presunta mamma della moglie, la suocera del signor Ponza, vive invece in centro, si suppone in una palazzina benestante, in un appartamento. La signora Ponza nessuno l'ha mai veduta perché non esce mai di casa e il signor Ponza va tutti i giorni a trovare la suocera anche più volte al giorno. Perché? E già nasce il primo perché. E questi perché si susseguono e aumentano sempre di più nella mente e nelle conversazioni di tutti questi che chiameremo i borghesi, diciamo. Io devo dire, personalmente sono sempre stato molto affascinato dalla figura dei borghesi, perché in qualche modo mi sento molto rappresentato. Sono sempre stati identificati semplicemente, o in maniera un po' superficiale, credo, sempre no, insomma, spesso, come dei pettegoli. In realtà credo si nasconda sotto nella commedia di Pirandello, sotto questa prima visione forse un po' superficiale,
in realtà una metafora, una bellissima metafora della ricerca della verità, la ricerca di un'interpretazione che possa essere oggettiva della realtà, ovvero un punto di vista che sia più possibile univoco per tutti, che sia lo stesso. Questo mi ha un po' acceso la scintilla in nome di una ricerca di verità nella quale forse siamo immersi un po' tutti e spesso ci accapigliamo anche molto a tutti i livelli, sia nel modo più profondo sia anche in maniera più superficiale, dico quotidianamente, ad esempio nell'interpretazione delle notizie anche soltanto, no? La ricerca di un punto di vista che sia oggettivo. Quindi immediatamente mi ha molto affascinato questa ossessione da parte dei borghesi a voler ricercare la verità, e qui insomma è nata questa prima scintilla che ha dato poi moltissimo spazio sia nel corso della preparazione e ancora di più nel corso delle prove nel mettere molto in luce il desiderio di questi sei borghesi in questa ossessione, in questa ricerca di verità. Sì, oltre a questi borghesi ci sono tre personaggi che vengono da fuori, presentati come vittime di una sciagura, il terremoto che ha distrutto un loro paese e ha fatto morire gli altri familiari, eccetera. Sono tre personaggi, e magari possiamo sentire chi li interpreta, tre personaggi, come dire, in fuga da spettatore, cioè sono tre personaggi convocati dai borghesi che quasi fanno violenza a loro per cercare, per far emergere una verità. Possiamo iniziare con Maria Paiato, che interpreta la signora Frola, la suocera. Sì, si presenta ad un certo punto in casa dei borghesi perché in qualche modo si capisce che ha ottenuto la possibilità di farlo dal signor Ponza, glielo ha permesso. In realtà lui spiegherà dopo che evita che lei faccia visite e ne riceva, e si presenta e a mezze parole, a mezze frasi, seminando informazioni che più che tranquillizzare invece fomentano il loro bisogno di capire, di sapere, entra, si scusa di non aver ancora ricevuto i vicini di casa e lì subisce un primo interrogatorio dal quale le due parti non escono soddisfatte, o perlomeno subito dopo entra lui e scompagina tutto quanto. Lo spettacolo è proprio questo: non dire mai niente di quello che appunto possa essere soddisfacente, dire oh adesso abbiamo capito di cosa si tratta. Non c'è mai questa possibilità, e nemmeno quando provavamo lo spettacolo, ci raccontavamo intorno al tavolo ma cosa potrebbe essere successo, non se ne viene a capo, nel senso che Pirandello riesce proprio a non dare informazioni, oppure a dare delle informazioni che le puoi combinare un po' come ti pare, e quindi così il mio personaggio mi diverte molto, e insieme a Filippo è stato bello vedere come ogni volta che entra in scena porta uno stato differente. All'inizio è timida, timorosa, vorrebbe, non vorrebbe, nella seconda scena invece entra combattiva, è successo già qualcosa per cui lei deve ritornare, correggere il tiro, rispiegare, ma questa volta lo fa con forza e anche con una sorta di violenza, però ogni tanto scappa un brillio negli occhi che uno dice ma
ma ci è o ci fa? E quindi e di mano in mano, insomma, è un prisma, cambia colore e quindi appunto alla fine non soddisferà nessuno per quello che è questa ricerca della verità. Giuseppe Battistone, il signor Ponza si presenta a un certo punto anche come uno che finge al secondo grado, o al terzo. Ma allora, quanti hanno visto lo spettacolo? Ecco, allora cercherò di parlare a tutti senza rovinare la sorpresa agli altri. No? Perché siamo qua per invogliarvi e venire a teatro, no? Per riassumervelo. In realtà quello che fanno questi personaggi è, nelle loro apparizioni in casa del consigliere Agazzi, è cercare di portare ognuno la propria verità, ma nella dinamica di quello che accade nel testo, nello spettacolo, creano sempre più mistero, ed è questo l'aspetto più affascinante del testo. È questo non detto, questa doppia verità che i personaggi, che i due Ponza e Frola portano in scena, e che portano fino in fondo e che non fa altro che alimentare la curiosità dei maggiorenti di questa piccola cittadina di provincia. Io qua mi fermo perché veramente rischio di raccontare troppo alle persone che non hanno visto lo spettacolo, ma credo che a quelli che l'hanno visto basti questo. Benedetta Parisi, due personaggi che parlano pochissimo e un fantasma. Una grande carriera. L'infermiera Baldisi, lo spettro di cui parleremo poi magari dopo, e infine la signora Frola. La signora Ponza. No, c'è sempre stato questo problema anche nelle prove, tanto qualcuno gli partiva male, c'è un po' panico che serpeggiava. Allora, in realtà il fatto di fare tre personaggi e soprattutto l'infermiera aiuta tantissimo a stare nella storia dall'inizio, e con Filippo ci siamo chiesti tanto chi fosse questa infermiera, poi ci sono risposte che forse non si possono troppo dire perché sono un po' la nostra immaginazione, più che non un qualcosa che vogliamo che realmente il pubblico debba per forza capire, ecco. Però l'infermiera è proprio, cioè io lo vivo appunto come un ascoltare tutta la storia, sentirla come se poi alla fine, cioè arrivare sapendo che cosa è stato detto di questa donna, che cosa è stato detto della loro famiglia, che violenza è stata fatta su di loro, e quindi i pensieri di questa infermiera sono vari, cioè dalla compassione al dolore, al ridere di una verità, cioè nel vedere il panico che serpeggia in questa società che non riesce ad accogliere una verità che si deve solo accogliere senza capire. Ecco, io mi sento che un po' questo è il mio compito nello spettacolo, accogliere qualcosa che non capisco ma che ho deciso che va bene che non capire, e questo è quello che porto poi fino alla fine in questi tre personaggi. E gli attori che rappresentano i borghesi mi scuseranno un momento, ma visto che siamo in argomento vorrei ritornare con Filippo Dini. Abbiamo nominato lo spettro. Nel testo di Pirandello c'è una scena del tuo personaggio, Baldisi, allo specchio. Questa scena è stata trasformata in una scena, tra l'altro, di grande effetto teatrale, in una sorta di, come dire, di autoanalisi, di sogno
analitico, ci vuoi parlare un po' di questo, questa trasformazione, di questa interpretazione del passo di Cherubetto? Ma dunque, tutto è nato da una presa di coscienza, diciamo, della catastrofe dalla quale provengono questi tre personaggi. Come appunto dicevi tu, loro provengono da uno dei terremoti più spaventosi nella storia del nostro paese, il terremoto della Marsica fece più di 30.000 vittime, mi pare, nel 1915, se non sbaglio, quindi 2 anni prima del concepimento, appunto, sia della novella prima, cioè la signora Frola e il signor Ponza suo genero, dal quale poi scaturì la commedia Così esse vi pare, più o meno nello stesso anno, se non sbaglio. Quindi il pubblico di allora, il pubblico che vide il debutto, sicuramente doveva avere aver avuto un forte fremito quando si nominò il terremoto della Marsica, perché era estremamente recente. E quindi, ora la prendo un po' alla lontana, poi ci arrivo. Però ho pensato che Pirandello volesse in maniera molto definita rappresentare questi tre personaggi come tre reduci da una enorme tragedia. Quindi, infatti, sono tutti vestiti di nero in segno di lutto, e quindi la signora Frola stessa dice, sia per se stessa che per suo genero, che hanno perduto quasi tutti i parenti, insomma. Questo ha accentuato il distacco tra il gruppo dei tre e il gruppo dei borghesi, ovvero in quanto da una parte i portatori di una tragedia e dall'altra invece qualcuno che vuole possedere questa tragedia. Tra le varie ricerche che ossessionano i borghesi, credo ci sia anche questa, un'ossessione di voler comprendere e in qualche modo divorare la tragedia, senza però essere toccata, senza che sia toccata la propria famiglia, ovviamente. Una traduzione contemporanea, qualcuno me l'ha ricordato in questi giorni, ha molto a che fare con i talk show che spesso si vedono, no? In televisione anche oggi, il voler possedere la tragedia di qualcuno senza però che in casa venga toccato nessuno. Il personaggio di Laudisi si trova a metà tra questi due gruppi, si trova nel mezzo, cercando di pilotare un po', di far deviare il corso di questa ossessione da parte dei borghesi, cioè cerca di in qualche modo dissuaderli dal continuare a fare violenza appunto sui poveri tre malcapitati. In questo senso, trovandosi a metà, è nata la volontà di in qualche modo ferirlo, dargli una menomazione anche fisica, oltre che psicologica, oltre che mentale. E quindi, come per chi l'ha visto, come vedrai, il mio personaggio è visibilmente menomato. Da questa cosa è nata un pensiero sul famoso monologo, direi il più famoso, insomma, per quanto riguarda Laudisi, che è il monologo allo specchio. Il monologo allo specchio di Laudisi, che arriva più o meno al centro della commedia, dove Laudisi, davanti a uno specchio, parla in parole molto semplici, perché la questione, come in tutto Pirandello, è estremamente complessa, però e a volte anche complicata, ma parla dell'impossibilità di comprendersi gli uni gli altri e di comprendere se stessi. E di comprendere il fantasma che ognuno di noi porta dentro di sé. Poiché la preparazione, diciamo, dello spettacolo è nata con un forte
richiamo al cinema surrealista e al sogno, poi insomma questo è un altro argomento, però e la commedia stessa è nata da un sogno, perché Pirandello stesso dice che l'idea gli arrivò appunto da un incubo che fece di un luogo, di un cortile appunto buio come un pozzo, e questa immagine paurosa fece scaturire in lui l'idea di scrivere Così a se mi pare, e quindi l'idea del sogno in quanto contatto privilegiato che ognuno di noi ha con il proprio inconscio, mi sembrava una traduzione possibile e anche più chiara oggi per un soliloquio allo specchio, proprio per tutto quello che lo specchio nella letteratura, nella drammaturgia e ancora più nel cinema rappresenta, insomma, in quanto coscienza, in quanto dialogo con una parte remota e profonda di se stessi. Ecco, nel quaderno di sala, nella presentazione anche della stessa messa in scena fatta dal Teatro Stabile, compare il riferimento a Buñuel. Sì. Buñuel è servito certo per il riferimento al sogno, eccetera, ma anche per la rappresentazione dei borghesi. Sì, perché insomma, è chiaro che parlare di Buñuel con Pirandello è un po' azzardato, perché insomma Buñuel è venuto molto dopo e tutto il cinema surrealista è venuto molto dopo, però insomma la psicanalisi era già nata, quindi possiamo anche metterci questo azzardo. Però non sono l'unico, non sono il primo a trovare un riferimento tra Pirandello e il surrealismo, e in particolare Buñuel, e in particolare nel film che vi consiglio, è straordinario, bellissimo, chi non l'ha visto, è L'angelo sterminatore, dove un gruppo di borghesi si autorinchiudono in un appartamento mobiliare senza poter più uscire. Si rinchiudono, ma in nome di una forza che non sanno neanche loro quale sia, perché nessuno durante il film capisce perché non riesce più a oltrepassare la soglia. Questa è la sua metafora meravigliosa. E rispetto a questo film io ho sempre trovato che ci sia una grande attinenza con il gruppo dei nostri sei borghesi. L'impossibilità di accedere a un mondo, a un livello, non so come potremmo dire, a un livello di coscienza più profondo, a causa di forme e regole che loro stessi si sono dati. E quindi, e poi in più, credo che tutta la drammaturgia di Pirandello sia estremamente surrealista, estremamente onirica. I suoi personaggi non sono i personaggi di Chekhov, non sono i personaggi di Shakespeare, spesso non hanno un passato, spesso non hanno a volte neppure un nome, non hanno un'indicazione di quale posto occupino all'interno della società, non si sa bene neanche quali sono i loro rapporti, o perlomeno si sa, ma non si sa nella modalità in cui siamo abituati forse da altra drammaturgia, ad esempio Chekhov mi viene in mente, siamo abituati a vedere rappresentati i personaggi. Quindi sono sempre personaggi molto difficili da comprendere, difficili da rappresentare, ed è molto difficile spesso capire da quali leggi e da quali meccanismi sono dominati o guidati. E infatti il lavoro è stato molto appassionato e molto bello da parte di tutti gli attori della compagnia, proprio a ricercare in maniera ossessiva quanto loro una chiave, una possibilità per rappresentarli. Ecco, quanto dicevi mi fanno venire in mente due cose. Una è la celebre definizione data da Giovanni Macchia del teatro di Pirandello come stanza della tortura, e l'altra è che Pirandello
i suoi personaggi sono spesso sentiti come estremamente cerebrali, come dei personaggi arrovellati, ma arrovellati su un cerebralismo quasi di maniera. Nel vostro spettacolo tutto questo cambia. I personaggi diventano personaggi sì ossessivi, ma ossessionati da, appunto dalla volontà di, dalla curiosità, dalla volontà di arrivare alla verità, e cambia un po' questa anche con passionalità questa loro ricerca, no? Dei personaggi passionali in fondo. Assolutamente sì. Lo diceva Pirandello stesso, cioè la frase nel libretto, diceva spesso, e quindi era ancora in vita e già lo accusavano di essere cerebrale, abbiamo continuato a chiamarlo cerebrale per decenni e decenni. Insomma, io spero che, insomma, non credo di avere questo pregio così enorme e questa responsabilità, però spero che non venga più definito in questo modo. Perché già ancora in vita lui diceva, spesso vengo accusato di essere un autore cerebrale, mi accusano di essere troppo cerebrale, ma in realtà i miei personaggi sono mossi da grande passione. Se leggiamo con questo pensiero, rileggiamo tutta la drammaturgia, l'enorme drammaturgia di Pirandello, ci rendiamo conto che si nascondono passioni accese e laceranti, spesse legate appunto a legami familiari o distorti o in qualche modo a volte addirittura perversi, e si nascondono tradimenti, si nascondono figli illegittimi, si nasconde una passionalità gigantesca, una passionalità appunto siciliana, e questo lo ha... Questo è sempre stato un po', credo, offuscato invece dal suo pensiero filosofico, che è altrettanto straordinario, però insomma le due cose credo che possano convivere benissimo. E così abbiamo tentato di restituire questa passionalità, e non soltanto da parte dei Borghesi, ma anche da parte... ora non voglio appunto, cioè, come dice Giuseppe, non voglio... Però, il signor Ponza arriva con una certa passionalità, e così anche la signora Frolla. Tutti i personaggi sono mossi da una grande passione, e nella difficoltà di gestire appunto questa passionalità emerge il grande pensiero poi di Pirandello, che un po' conosciamo e un po' è fatto insomma di tanti ingredienti, ecco. Però sì, questo è stato un tema molto importante durante le prove. Io so cosa vuol dire dietro, nel senso che anch'io come te sono stato un detrattore di Pirandello in gioventù e anche fino a non molto tempo fa, proprio perché avevo un ricordo di Pirandello un po' scolastico, chiaramente, e non me ne vogliano le professoresse se sono presenti, però un po' di qualcosa di vecchio, qualcosa che non ci poteva più riguardare oggi. In realtà sì, tutte queste cose che stiamo dicendo sono il tentativo, per carità, però di riscoprire un autore che è quello che io ho fatto nella preparazione dello spettacolo, riscoprire un autore straordinario, un autore, una colonna portante della nostra drammaturgia, della drammaturgia italiana, questa parola che si dice così poco nel nostro paese, che tanto ha dato non solo alla scrittura italiana, ma anche non quella europea, e forse anche oltre Europa, e che forse, non lo so se non l'abbiamo apprezzata abbastanza, io sicuramente non l'ho apprezzata abbastanza, e in realtà nasconde una contemporaneità meravigliosa, portatore di un messaggio che ha valore oggi, non nel 17, ha un'attinenza con il nostro vivere quotidiano, con le nostre passioni quotidiane, e anche con i... addirittura quasi senza che siano presenti in scena, però con il nostro modo di
utilizzare anche i mezzi di comunicazione che oggi ne abbiamo molti di più che nel 17, quindi i nostri mezzi di informazione che forse hanno addirittura la sua potenza contemporanea, forse quasi addirittura più attinenza oggi, mi sento di dire, che non quasi quando è stata scritta. Sì, ci troviamo invece in una situazione in cui la critica letteraria, ma anche la critica teatrale, ha un po' gessato Pirandello. In fondo le interpretazioni di Pirandello ultimamente non hanno portato grandissime novità. È anche un'operazione lodevolissima come il portale Pirandello Web, dove potete trovare tutti i testi di Pirandello con vari documenti, foto, eccetera, eccetera. Rischia di monumentalizzare Pirandello, ma appunto di fargli quasi un monumento funebre. In una teca di un museo. Allora, adesso però passiamo a far parlare i borghesi. Iniziamo con Nicola Pannelli. Io ne presento. Mariangela Granelli. Sembrava di averlo visto prima con il... No. La sua moglie. Ci manca il padrone di casa. Quindi iniziamo con Mariangela Granelli, la signora Maglia. Non possiamo raccontare il finale. La scena finale non si può raccontare. Però è una scena a cui porre molta attenzione nello spettacolo. Ma cosa capita a questi borghesi di questa città, di provincia, che si scatenano a un certo punto e scatenano una guerra intestina anche con Alberto Laudisi, che è il fratello poi del suo personaggio, e che viene odiato da tutti, anche sembra, da Egraf, da figlia, eccetera. Come si scatena questa curiosità? E come si scatenano i rapporti all'interno del gruppo di conoscenti anche, che arrivano in casa disperatamente alla ricerca di notizie sulla verità di questa famiglia esterna? Sì. Buonasera a tutti, innanzitutto. Allora, è difficile parlarne senza rivelare troppo. Quello che vi posso dire, appunto, io interpreto la signora Maglia, che è la padrona di casa, mio marito il consigliere Agazzi, che è il superiore di questo signor Ponza, per cui è in casa nostra, diciamo, che si svolge tutta la vicenda. Come si scatena? Dunque, siamo sei borghesi, appunto, siamo un gruppo, ma la cosa interessante è che ognuno di noi porta avanti, diciamo che ognuno di noi ha fatto un'indagine su qual è la ragione profonda, perché siamo tutti accomunati da questo accanimento ossessivo e distruttivo nella ricerca di una verità oggettiva, no? Che poi appunto siamo destinati a non trovare. E siamo accomunati da questo accanimento, ma ognuno di noi è mosso da ragioni differenti. Quindi questo poi appunto fa anche scatenare delle dinamiche tra di noi e rivela certi rapporti. Io vorrei dire una cosa del mio personaggio, mi sento di... che questa donna, Maglia, secondo me... ha qualcosa, sente in questa vicenda di questo trio misterioso che arriva, qualcosa che la riguarda profondamente, ed è per quello che ne ha così paura e ne è così ossessionata. Ed è forse quella, mi sento di dire, tra i sei borghesi, con una fragilità che si palesa, diciamo, in modo molto più evidente rispetto a tutti gli altri. E per cui ha bisogno di prendere dei calmanti, ha bisogno di bere,
perché mi viene da dire forse è quella che più degli altri potrebbe vedere il fantasma che è dentro di lei, perché a un certo punto la Udisi dice loro sono tutti ossessionati a vedere il fantasma nell'altro senza essere in grado di vedere il proprio. Secondo me Amalia è l'unica che forse inconsciamente lo sente il suo fantasma ed è per quello che ha bisogno di calmarsi con delle medicine, di prendere dei liquori, e, perché appunto la vicenda di questi tre ha qualcosa di oscuro, indicibile, inconfessabile, inesprimibile, che fa estremamente paura. Però questo è per me, il lavoro anch'io che sto cercando di fare dentro di me è un qualcosa di estremamente attraente, come viene da dire la stanza di Barba Blu dove non si deve entrare, ma proprio per quello. C'è qualcosa di terribile là dentro, ma noi ci vogliamo andare, no? Pena la morte, si sa, però c'è qualcosa di inarrestabile, non ci si può fermare, no? E, quindi questo, non voglio appunto rivelare troppo, ma scatena delle dinamiche che portano alla distruzione. E Amalia, che già parte così, insomma, è destinata non a una gran bella fine, ma come neanche gli altri. E non so, mi sento di aggiungere anche questo, è una parola che noi non abbiamo lavorato precisamente su questo, però ci può essere un sospetto di incesto, no? In questa famiglia, cioè intendo nella famiglia Frola Ponza, e non so, mi sento di dire che in un modo anche lì forse inconscio, ma che da qualche parte comunque lei lo sente, la situazione di Amalia familiare è la stessa di questi tre signori, cioè all'interno dello spettacolo, cioè dei personaggi, comunque Amalia ha un marito e una figlia, esattamente come questo trio, no? Quindi come mi viene da dire se loro fossero la parte oscura di questa famiglia invece. Non so, adesso forse, scusate, sono andata un po' rando, ma perché sono talmente tante le cose. In effetti, uno dei rapporti possibili tra la signora Frola e il signor Ponza, cioè il sospetto di tutte quelle visite del signor Ponza alla signora Frola, fa sospettare anche i borghesi. Ma allo stesso tempo la malattia di Lamberto Laudisi non si sa da cosa sia provocata, è lì osteggiato da tutti come se avesse una colpa anche lui rispetto alla sorella o alla famiglia in genere. Sì. Quindi questo emerge anche dallo spettacolo. Sì, sì, sì. Beh, la sorella ha un rapporto sì, molto conflittuale. E io penso anche il grande amore, perché poi alla fine la medaglia ha sempre due facce, perché lui comunque è appunto una specie di filosofo che forse a suo tempo l'ha molto affascinata, ma adesso lei non è più in grado di vedere quello che lui vuole suggerirle, no? E lui si pone, diciamo, una specie di terra di mezzo, per cui alla fine diventa una presenza insopportabile per loro. Sì. Vorrei aggiungere una cosa che riguarda il mio personaggio, perché è una cosa che a me parla molto. Non so se tutti sanno, forse probabilmente quasi tutti lo sapete, che la moglie di Pirandello era affetta da una malattia mentale, è stata malata per tanti anni ed è poi stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico, era affetta da una patologia ossessiva e da una gelosia patologica, appunto, e avevo letto che una delle accuse che muoveva al marito era anche quella di avere una relazione con la loro figlia, perché loro hanno avuto tre figli, due maschi e una femmina, e questa cosa insomma ci tenevo a dirla perché è una cosa molto forte per me, anche che Filippo mi abbia suggerito, diciamo, questa strada per interpretare il personaggio, cioè di un rischio di malattia mentale, ecco. D'altronde nel testo sono parecchi riferimenti biografici, diciamo, ad esperienze forti della biografia di Pirandello, a iniziare dal terremoto, comunque, anche esperienze che lo aveva segnato da bambino. E
Però passerei il microfono a Francesca Agostini, che interpreta Dina, la figlia dei coniugi ragazzi, ed è la più giovane, diciamo, della compagnia, l'unica giovane in un mondo, diciamo, di adulti. Come hai incarnato questo personaggio? Come l'hai sviluppato rispetto all'ambientazione? Sì, ecco, proprio su questo ci siamo interrogati molto con Filippo durante le prove, sul fatto che sia una ragazza di 19 anni, quindi nel pieno della giovinezza, della vita, della curiosità, della scoperta, e ci chiedevamo perché questa sua curiosità fosse solamente inerente ai fatti, no? Dei tre, come per gli altri, no? Banalmente, no? Ma perché non esce di casa, perché non ha amici, perché non va fuori, perché non ha fidanzato? Ce lo siamo molto chiesti, e come diceva un po' Mariangela, abbiamo per questo creato, non dico un corrispettivo dei tre, per i rapporti appunto interfamiliari, però ci siamo chiesti che tipi di rapporti ci fossero, ovviamente, che relazioni avessero instaurato dentro la famiglia, padre, madre e figlia, perché poi una famiglia è una famiglia a sé, no? E quindi appunto, come diceva sia Filippo che Mariangela, abbiamo cercato una motivazione per ogni singolo, e quindi abbiamo capito che, o abbiamo scelto più che capito, abbiamo fatto una scelta, che questa figlia ha un grandissimo bisogno di accettazione da parte dei propri genitori. Forse non è cresciuta, non ha ancora passato la fase dell'adolescenza, e quindi proprio questo suo percorso obbligato che sta facendo nella ricerca della verità la porterà, credo io almeno, a una liberazione anche dal bisogno di accettazione da parte della madre, da parte del padre, il bisogno di amore. Ecco. Grazie. Ecco. E intervistiamo ancora i coniugi Sirelli. Quindi Ilaria Falini e poi Dario Iubatti. Due personaggi che arrivano con questa grande smania di sapere, di conoscere la verità, questa curiosità che non è solo curiosità, ma appunto diventa quasi una ragione di vita, ecco. Tra di noi soprattutto, una ragione di vita coniugale. Sì, allora io, Dario e Orietta Notari, che interpreta la signora Cini, siamo i tre borghesi che irrompono in casa Agazzi, appunto, dove ci sono gli altri tre, e che in qualche modo siamo i portatori, i rappresentanti del paese. Noi siamo, perché quello che forse non è stato ancora detto, che però si può dire senza svelare troppo, è che la signora Frola vive nello stesso palazzo, nello stesso pianerottolo dei coniugi Agazzi, quindi non solo il consigliere Agazzi è il superiore del signor Ponza, ma la famiglia Agazzi ha la signora Frola come vicina, come dire, in pettaglio, per cui sicuramente può aiutare, sicuramente loro sanno qualcosa che può aiutare noi e quindi tutto il paese a capire un po' qual è il mistero che si nasconde dietro questo rapporto così inspiegabile tra il signor Ponza e la signora Frola. Quindi niente, noi appunto, come dicevamo, appunto irrompiamo con questa smania, voglia di sapere, perché si vocifera in paese che dietro a questi due ci sia qualcosa di grave, che quindi deve essere assolutamente chiarito. Noi ragioniamo, andiamo, ci muoviamo in nome della ricerca di una giustizia, di una verità che possa far luce, che possa chiarire qualcosa di misterioso. E nel modo in cui abbiamo lavorato, abbiamo cercato appunto di,
di trovare quelle, come Mariangela diceva, potevano essere le ragioni di ognuno di noi, che spingevano ognuno di noi a questa ricerca, e così spasmodica, che come appunto anche il riferimento a Buñuel diventa la nostra prigione. Il mio personaggio a un certo punto dice: io non ci ho dormito stanotte perché non riesco a capire cosa. E quindi questa, la casa dentro la quale i borghesi di Buñuel rimangono imprigionati, può essere in qualche, quindi che impedisce loro di prendere una coscienza superiore, è un po' anche almeno io l'ho vista anche un po' come la nostra prigione, no? La nostra prigione è questa ricerca di verità dalla quale però noi non riusciamo ad uscire, a venire fuori. E per quanto ci riguarda, noi arriviamo con questa voglia, questa fame di sapere, è entrata talmente tanto nelle nostre vite che fa sì anche che tra me e mio marito il nostro rapporto in qualche modo sfoghi attraverso questa cosa anche un nostro conflitto che probabilmente ha altre radici. Poi noi ci siamo anche chiesti quali potevano essere, che però appunto trova una via in questa indagine, anche per litigare, insomma. E però le risposte che arrivano sono quelle della follia, poi, no? Il signor Ponza che spiega che la suocera è diventata pazza, la signora Frock che invece parla della, se non della follia, ma comunque della depressione e malattia del genero, e quindi nessuno ne viene fuori appunto da questa trappola. No. E quindi a mano cresce questa curiosità e questo conflitto tra me e mia moglie, perché per sapere anche semplicemente chi ha ragione o chi ha torto. Poi l'ha quasi detto tutto lei, quindi non avevo detto niente. Allora, la signora Cini che accompagna i coniugi Sirelli, e anche lei è ossessionata. Talmente ossessionata che, essendo un'estranea della famiglia Gazzi, contravviene a qualsiasi regole della buona educazione e irrompe in casa pur di venire a conoscere, cioè di sapere qualcosa di più di questa strana famiglia. È un personaggio del quale non si sa, diciamo, che non porta una sua storia, non si sa se sia sposata, che tipo di relazione con loro. Assolutamente è un'estranea, è un'amica della signora Sirelli e si fa portavoce di un gruppo di donne o perlomeno di una sensibilità femminile che così si schiera dalla parte della signora Frola. E quindi lì abbiamo lavorato con Filippo sul cercare di capire chi sia questa signora, e che si fa comunque portavoce anche di tutto il paese, di tutti gli estranei che non riescono ad entrare in quella casa. E niente, poi vedrete. Anche lei presa da questa ossessione, forse un'indagine, forse una persona che vuole capire chi sono veramente queste persone che vengono a turbare la salute pubblica, perché che cosa fanno veramente, sono un pericolo, lui è un pericolo per la signora e per la signora Frola, per la sua stessa moglie che comunque viene tenuta in casa, chiusa e non può uscire. E in questa ossessione poi alla fine sembra manifestarsi nella signora Cini una forma di cinismo. e poi va bene, vedrete, ecco. Sì. Possiamo passare la parola a Gian Piero Latta, che a un certo punto dovrebbe essere quello che per autorità deve dare la soluzione, no? Deve imporre che si arrivi a una soluzione come prefetto della città, no?
Dovrebbe. Dovrebbe. E vabbè, non diciamo niente, appunto, perché entrando verso la fine si rischia veramente di dire tutto. E lui difende Ponza per vari motivi. Tanto è il nuovo segretario, quindi è una figura appena arrivata e deve tenere la dignità, no, del luogo, della prefettura, eccetera. E poi forse anche per un motivo che può sembrare banale, ma in realtà difende un uomo invece di una donna, e questo mi sembra un altro tema in realtà, che ha a che fare un po' con la storia. E quindi lo difende, ma difende soprattutto dal suo punto di vista l'autorità, e quindi non può accettare di essere contraddetto fino all'ultimo, come fanno molte persone di potere, e quindi sostiene una tesi fino a quando poi vedremo questa tesi quanto si potrà effettivamente portare avanti. E si parla molto del prefetto perché in effetti è una figura che può in qualche modo incidere sulla storia, e Pirandello la fa entrare proprio alla fine, e in qualche modo forse Pirandello stesso che cerca di risolvere anche lui la storia, forse anche lui non ne può più, no? A un certo punto di risolvere questo meccanismo, e fa dire al prefetto: la risolviamo in un quarto d'ora, e caso strano poi passa veramente un quarto d'ora praticamente alla fine, quindi forse o la giunta alla fine o comunque in qualche modo non ne poteva neanche più, e quindi questo, insomma, viene a dire questo, veramente non posso dire altro, questo è curioso, dopo i miei compagni sapere qualcosa da parte del pubblico. Lascerei solo la parola ancora un momentino ai due cavalieri che si aggirano, sono figure che si aggirano in modo misterioso sul palco, e che però con la loro presenza, con la loro azione danno anche un tono proprio misterioso a questa casa. Beh sì, anche perché non so chi l'ha visto, non so in quanti si possono rendere conto di ciò che io e mio figlio facciamo dietro. La cosa interessante di questo spettacolo che abbiamo fatto con Filippo è che non c'è mai, anche da un punto di vista scenografico, anche da un punto di vista interpretativo, non c'è un punto di vista soltanto, ce ne sono ovviamente molteplici quanti siete qua adesso, almeno. E la stessa cosa avviene per quanto mi riguarda dietro. La cosa interessante da vedere per chi sta dietro come me, Mauro, è la considerazione rispetto alla fragilità di questo spettacolo. Nella mia vita gli spettacoli più belli che ho fatto non sono mai stati quelli solidi, garantiti, quelli che garantiscono una performance sempre uguale, sempre dello stesso livello. Le volte che mi sono divertito di più e che ho visto gli spettacoli più belli sono stati quegli eventi a cui mi è capitato di partecipare come attore oppure come spettatore. Questo è uno di quegli spettacoli per quanto mi riguarda. È interessante da dietro vedere quanto i miei colleghi siano bravi nella migliore delle ipotesi oppure quanto sia rischioso il loro lavoro. Il limite che c'è tra la colloquialità, il salotto e la fame di voler sapere la verità a tutti i costi è sottile. Io e Mauro abbiamo la fortuna di assistere ogni sera a questa trasformazione. È interessante tutto ciò che è metaforico in questo teatro, in questo spettacolo. I punti di vista sono, noi ne vediamo un altro, noi vediamo uno spettacolo di Mauro che voi non vedrete mai, purtroppo per voi è molto interessante. Sì, anch'io non saprei che altro aggiungere a parte questa frammentazione dei punti di vista che c'è sia nella scena come scena e sia come punto di vista interno ed esterno che abbiamo noi, che siamo un po' estranei alla vicenda, i due camerieri almeno, seppure apparentemente sempre. Però non vorrei dire troppo, anche per non farlo più intelligente di quello che è questo personaggio. Beh, però la parte invece del commissario, beh, è mal trattato pure lui, sì, anche il commissario. Sì. Il commissario invece è un altro paio di maniche, anche lì si sa bene, nel senso è un ponte un po' con l'esterno,
si confida tanto nelle notizie che porta, ma questo ve lo spoilero subito, non porterà nessuna notizia interessante. Quindi, ecco. Allora, prima di concludere, possiamo lasciare spazio al pubblico per le domande. Arriva il microfono. Mi sentite? Volevo riallacciarmi proprio al cameriere, ma dal punto di vista, come dire, della regia. Mi sembra che il secondo cameriere non ci sia in Pirandello, e invece questa figura, come dire, chiaramente anomala, con quel bambolotto che nessuno nota all'interno della casa, cioè come il senso proprio registico di... Ma i tre, diciamo, perché poi sono padre, figlio e l'infermiera di Laudisi, sono, diciamo, un corrispettivo dei tre protagonisti, cioè sono i tre che stanno nell'ombra, anche cromaticamente sono all'opposto, loro sono neri, loro gli altri sono bianchi, sono tre figure che non... delle quali non si sa nulla, ovviamente. E, è vero, il secondo cameriere non l'ha scritto Pirandello, però mi piaceva creare appunto questo contrappunto rispetto a tre persone sulle quali si accende una luce e altre tre invece che stanno sempre nella penombra, sempre appunto, come diceva Andrea, dietro, che vedono un altro spettacolo e che in qualche modo hanno la coscienza più o meno hanno una coscienza, anzi forse ancora più lucida di quello che accade. E tra i tre poi è nata anche il desiderio di mettere l'unico vero, siccome il tema della pazzia, come diceva anche Mariangela, è un tema fondante di tutta la commedia, proprio in riferimento appunto al fatto che lui ce l'aveva in casa, anzi in quegli anni si stava proprio molto aggravando la situazione. Il tema, proprio per ritornare sul tema della follia, proprio perché i Ponza e Frola dicono, cioè no, i borghesi dicono di loro, è pazzo lui o è pazzo lei, è pazzo lui o è pazzo lei, questa è continuamente la questione. Allora abbiamo messo un personaggio visibilmente pazzo, di una pazzia non pericolosa e non violenta, che sta sullo sfondo, che ci accompagna in tutto questo viaggio. Beh, un pochino però anche richiama proprio il riferimento al film di Buñuel. Ad un certo punto ci sono dei camerieri che poi se ne vanno, addirittura nel film c'è un orso, ci sono degli animali, insomma, delle presenze inquietanti che non capisci e dici surreali, appunto. E in qualche modo un po' anche questa è la loro funzione, no? È un po' l'orso, ecco. C'è una domanda qui davanti. Buonasera a tutti e grazie per questa bellissima spiegazione. Verrò a vedere lo spettacolo venerdì e vi dirò poi com'è. Adesso io adoro Pirandello, invece mi dispiace per lei, perché per me invece è molto attuale, proprio nella sua ricerca profonda, filosofica, di un uomo che ha studiato molto l'essere umano. Lui amava l'altro, ma vedeva nell'altro, almeno questa è la mia interpretazione, vedeva nell'altro tutte le contraddizioni e tutto il bene e tutto il male che c'è in ogni persona, quindi mi piace proprio per quello. E invece io volevo chiedere, in tutti questi personaggi, in tutte queste persone, qual è quello che ne viene fuori meno male? Ecco, non dico bene, però almeno male, quello che ha più umanità e che riesce ad andare oltre quello che vede, c'è. C'è un microfono qua. Ti risponde? No, no.
una domanda difficilissima, ma Maria mi sembrava No, dicevamo con Mariangela che quello che riguarda il mondo dei borghesi, sicuramente l'Audisi è quello che ne esce meno peggio, ma invece il nostro mondo, noi tre siamo sicuramente più nella nostra indefinitezza, siamo i più onesti, quelli che hanno accettato che la vita è una cosa che poi si contraddice, si intorce e deve essere gestita così, anche in maniera complessa e incomprensibile. Una cosa che secondo me non c'è nessuno nel bene e nel male che esce, e questa è una grande lezione di Pirandello, questo testo in particolare, dove in drammaturgia appunto tutti i personaggi devono avere ragione, mai come in questo testo questa cosa succede fino alla fine. Questa è una grande lezione di drammaturgia, tutti hanno ragione sempre, questo fa partecipare il pubblico dall'inizio alla fine, e quindi non viene a dire questo rispetto a questo. Sì, forse il finale, quando lo vedrete, vi suggerirà qualcos'altro, nel senso che a livello gestuale l'Audisi ha un atteggiamento, un'azione che viene suggerita da tutta la lettura che è stata fatta e che aggiorna in qualche modo il finale. Il finale è sorprendente, pienamente giustificato, ma sorprendente. Ci sono altre domande? Volevo chiedervi, ma buonasera, ma quanto avete lavorato a tavolino, studiato i personaggi, per quanto tempo prima di cominciare a lavorare allo spettacolo? L'ha visto lo spettacolo lei? No, però molto studiato. Ma guardi, in realtà poco, io non amo molto il tavolino. Qualche giorno, non saprei dire ora quanti giorni. Io penso, non lo so, sono convinto che gli attori, essendo io prima di tutto un attore, hanno bisogno di nutrire tutti i sensi e nutrire la soddisfazione della mente sia il più grande pericolo nell'affrontare Pirandello. Proprio perché in qualche modo temo sazi i desideri di altro, desideri di ogni tipo, desideri di conoscenza come in questo caso, o anche desideri spesso anche erotici, che sono molto presenti in tutta la drammaturgia di Pirandello, per fare due esempi tra i tanti desideri possibili nella drammaturgia di Pirandello. Quindi credo che, infatti, per questo motivo il tavolino è stato abbastanza breve, proprio per dare spazio invece alla fantasia e all'espressione per la quale gli attori sono i prediletti. Abbiamo presentato la messa in scena di un'opera teatrale che non ha soluzione, non vi abbiamo detto il finale, l'unica cosa che io, che non faccio parte della compagnia, sono in grado di dire è che a mio avviso è una delle messe in scena che può rinnovare, se non rivoluzionare, la recessione.